Quindi si è passato dal marketing generico al marketing uno a uno. Questa è la differenza più grossa. Bene, raccontiamocela subito. Vediamo quali sono i passi che io ho seguito per capire e per lavorare in marketing uno a uno con la vita di Denis. Denis o Denis? Difficilissimo, non mi vedete le lettere, poi sbaglio. Attenzione, sono quattro fasi e non le ho inventate certo io, ma è il lifeline di tutta la nostra società. Prima fase per fare marketing one to one, teorici che a questo oggi siete 99. Attenzione, non parlavano del web, attenzione, è importantissima questa cosa. Parlavano del marketing, cioè dicevano queste cose fatele nella bottega sotto casa. Quindi è importantissimo poi percepire che questo è un discorso molto generale. Infatti ho parlato della carriera di Denis. Identificazione e conoscenza dei propri clienti. Se non so come chiamarla, che faccio? Gli dico, ciao Francesca. E lei inizia a dire, questo non mi conosce. Non so il suo email, non so il telefono, non so come contattarla, non potrei mai darle una carina. Anche se volessi capire quale interesse ha, non so come contattarla, quindi identificazione e conoscenza. Secondo, classificazione, le piace il pistacchio, non le piace assolutamente la mandorla. Terza cosa, interazione con i clienti profittevoli, io la preciserei meglio. Interazione in maniera che la mia comunicazione sia mirata agli interessi e desideri dei punti precedenti della classificazione. Non so se vi è chiaro. L'esempio della granita credo che sia abbastanza semplice. Quarto punto, non da poco, tra poco vedrete delle persone che sono venute alla nostra attività formativa 3-4 volte. Allora, voi pensate, sì, o gli piace la carnita, che può essere, o gli piace il pesce, che può essere anche questo, oppure forse oltre a questo l'attività formativa di sito vivo è un'attività importante, forse c'è anche del social qui dentro. Notate anche che la disposizione dei tavoli, non è a bambini di scuola, no? E io non ho voluto qua 50 persone tutte insieme, forse avrei potuto, ma non ho voluto, perché in effetti non era uguale. Bene. Personalizzazione dell'offerta a favore dei clienti più profittevoli. È questo che sta succedendo quando vedrete entrare in aula dei partner già attivi o dei clienti già che ci conoscono da dentro. Ovvero, se io faccio uso di queste attività, di queste prime tre fasi nel tempo, nel medio e lungo termine, ottengo questo. Ottengo, ovvero, una personalizzazione dell'offerta e in particolare ottengo quella che io chiamerei fidelizzazione.